Insomma, riconferma la sua guerra contro i poveri e noi invece riconfermiamo il diritto ad un'esistenza dignitosa. Questa nuova misura che loro parlano, che si stanno avandando, innanzitutto è una miseria. Quello che mi fa rabbia è che i loro stipendi si alzano sempre e però gli aiuti alle persone si abbassano in continuazione. Aumentano gli SMS che negano, che tagliano il reddito di cittadinanza, aumenteranno sempre più perché sappiamo che il reddito di cittadinanza è stato eliminato, ma noi non ci fermiamo. Al Meloni praticamente nessuna risposta. Insomma, riconferma la sua guerra contro i poveri e noi invece riconfermiamo il diritto ad un'esistenza dignitosa. Rivendichiamo non solo la difesa del reddito di cittadinanza ma la sua estensione. Io ho mio padre, siamo quattro di noi e mio padre ha sempre lavorato, sempre fatto un culo gigante con i sacrifici, a volte faceva due lavori per mandare avanti la famiglia e adesso mio padre prende il reddito di cittadinanza ma glielo vogliono togliere, mio padre ha quasi 60 anni, dove possono prenderlo a lavorare? Questa nuova misura che loro parlano, che si stanno avandando, innanzitutto è una miseria, 350 euro a mese e prima di tutto la gente non possono campare e meno di una ragione e poi per una truffa, perché il lavoro non uscirà in 12 mesi, parliamoci chiaro, il lavoro non è uscito in tre anni con reddito di cittadinanza, loro non c'hanno la bacchetta, sappiamo tutti che oggi qua il lavoro non esiste, che c'hanno la bacchetta magica. Sono stato licenziato a 62 anni, mi hanno dato due anni di NASPI e da allora non tengo niente giù, c'è zero perché l'ISE corrisponde ai soldi della NASPI, figuratevi, vi rendete conto in che stato stiamo? Io non c'ho un euro, una lira. Si chiama patto di inclusione e assegno di inclusione, che sono dei corsi di formazione che non ti portano a niente se non a lavori fatti di sfruttamento o di schiavitù. In poche parole, chi ti prende a lavorare fanno buste paghe da 4 ore, ok? Tu lavori per 8 ore ma ti pagano 4 ore, è un sistema di tutti, loro lo sanno ma chiudono gli occhi. Visto che lei dice che c'è il lavoro, venga lei qui e ce lo trovi. Io ho 26 anni, mi arrangio, ho lavorato anche per 350 euro al mese, quindi non mi venisse a dire che noi giovani non vogliamo lavorare perché non è così, ho fatto qualsiasi tipo di lavoro. Quello che mi fa rabbia è che i loro stipendi si alzano sempre e però gli aiuti alle persone si abbassano in continuazione.